Buongiorno. Questo è un caffè vero, eh? Ma vero, vero. È innocente anche. Perché pensavo che di fronte a certe notizie non si capisce più cosa sia vero o cosa sia falso, o quantomeno dove credano di vivere i protagonisti di certe notizie, come quella di ieri, micidiale, di quel gruppo di ragazzi che hanno steso una corda d'acciaio all'altezza Duomo da un lato all'altro di Viale Toscana, a Milano, Viale Toscana, dove c'è anche il pane quotidiano che assiste da mangiare ai poveri e ai nuovi poveri. E la cosa incredibile è che quando c'è stato un impatto con una macchina che arrivava con questo cavo d'acciaio steso, una parte di questi ragazzi si è fermato a vedere la scena. Poi si sono dileguati. Uno sono riuscito ad arrestarlo. Allora, il fatto è che erano probabilmente convinti di essere in un videogioco tipo Fortnite, non lo so, perché si sono fermati a vedere di nascosto l'effetto che fa. È pazzesco. E quando è stato arrestato il 24enne, per fortuna c'è stato un giovanotto che ha chiamato immediatamente i carabinieri quando si è accorto di quello che stava succedendo e ha detto: ma pensavamo di fare una bravata ispirata sicuramente a ore e ore e ore passate davanti al computer a giocare con queste micidiali macchinette. Oramai è tutto il contrario, no? Si tende a giustificare qualsiasi cosa, si tende a giustificare la realtà virtuale che diventa reale, si tende a giustificare l'uso e l'abuso di droga, si tende a giustificare l'uso e l'abuso di alcol e diventa invece sexual harassment regalare un mazzo di fiori a una donna o tenerle la porta aperta per farla passare prima. Assolutamente inaccettabile. Che quello diventa sessismo maschilista, però poi possiamo assistere a videogiochi nella realtà reale. Buona giornata reale.